Nome e cognome. Davide Buarotto. Sono Filippo Dal Forno. Sono Matteo Facci. Chiamo Alberto Finora. Io sono Sebastiano Mantovani. Chiamo Mazzotto Leandro. Chiamo Giulio Masotto. Sono Michele Merlin. Sono Michael Minali. Alessandro Blandi. Mi chiamo Peroni Luigi. Nicola Minali, sono il direttore sportivo di tutti questi qua. Le tue caratteristiche tecniche? Penso di essere uno scalatore. Bassista. Velocista. Bassista. Scalatore. No, sono velocista. Scalatore perché pianura poca. Scalatore. Bah, portiere destro. Un portiere destro. Le tue caratteristiche tecniche? Completo, vado piano dappertutto. Adesso, in passato, scalatore veloce. Dai, un sogno nel cassetto? A riuscire a insegnare a questi ragazzi quello che è il ciclismo, e la speranza è quella di vedere qualcuno un giorno usufruire degli insegnamenti che gli do, che gli vengono. Che siano importanti per loro per il futuro. È ovvio, non tutti possono essere corridori, però magari anche nella vita normale quello che imparano col ciclismo sicuramente gli verrà buono. È una giornata nera, è andata via una fuga, non c'era nessuno dei tuoi compagni dentro e nessuno piazzato nei primi 10. Devi tornare in ammiraglia, inventati una scusa. C'è stata una caduta davanti al gruppo, abbiamo provato a tirare per entrare ma è andata male. E tu non sei caduto? No, sono rimasto bloccato dietro. Non ero al 100% perché la sera prima ero andato a far festa in discoteca. Pensavo ci fosse qualcun altro che gli andava dietro. Era andata via una fuga? Sicuramente tengo il casco. Che mal di gambe. Per evitare colpi. E poi direi al DS che doveva fare la corsa a qualcun altro. Non sono riuscito a restare con quelli davanti perché le gambe non andavano. Avevo i crampi. Lo sai che non ti crede nessuno? Non so dire. Io ho chiesto aiuto ai compagni, ma come potete vedere l'hanno buttata in ridere, mi hanno dato una mano a modo loro. È andata così. Che ci posso fare? Sono appena entrato da una foratura, sono andato in gruppo e mi sono scaldato in faccia, non avevo più. Secondo te basta dire così? No. Solite scuse, le ho inventate tutte io quando correvo, però forse è meglio condividere con qualcuno. Marcello, vieni un attimo, va, che almeno condividiamo la cosa. Cosa ne pensi? Tutto da copione, direi. Hai appena vinto la tua prima corsa del 2016, fammi vedere come esulti e fammi una dedica. Sì! Questa vittoria la dedico a tutta questa grande famiglia e a tutti i sponsor che ci permettono di fare quello che ci piace, insomma. Cos'è per te la Cipollini e Sali Stefan? È una grande famiglia. Per me la Cipollini e Sali Stefan è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di intraprendere una disciplina e che vogliono comunque emergere in questa disciplina. Grande famiglia è stato detto e ripetuto, credo che sia ormai una cosa palese. L'importante è che siamo uniti sempre, soprattutto quando le cose non vanno bene, perché siamo tutti bravi quando le cose vanno bene. Direi che non c'è molto altro da aggiungere, siamo noi. Hai qualcosa da mostrarci? Bella, si spoglia presto. Un commento sulla nuova maglia? Bellissima. Fatami. 2016, noi siamo pronti, stay tuned.